Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. L'uscita di Golden Frieza ha sicuramente smosso il meta. Se prima era dominato da Red Red Green e ogni partita era composta da Super 17 più Gohan, adesso non è più così. La coppia è stata counterata dalla nostra lucertola preferita, grazie anche alle sue lineup principali, ovvero Monopurple e Loe. Prima di continuare il discorso, ringrazio il buon Gigione per avermi passato i gameplay di sottofondo. Lui sta utilizzando il Monopurple, di cui vi parlerò tra poco, e si sta trovando benissimo. Sta anche vicino alla top 100, quindi non RP bassi. Vi garantisco che incontra parecchie lineup forti e soprattutto stellate. Ragazzi, oggi sono qui per spiegarvi per quale motivo Golden Frieza attualmente, a parer mio, è top 1. Diciamo che questa unit ha avuto un po' l'effetto Janemba, ovvero la sua uscita ha ridimensionato i due personaggi più forti del meta. Se ai tempi erano Goku e Vegito, ora invece parliamo di Super 17 e Gohan. Magari non in maniera così drastica, perché Janemba aveva davvero limitato tantissimo Vegito prima dell'uscita di Piccolo Vegeta, e anche Goku poteva fare poco contro le sue lineup, però comunque è un chiaro counter alle lineup ranged, in particolare a Gohan, ed è fortissimo contro team di Super 17, ed è qui che voglio continuare il mio discorso. A parer mio, Frieza top 1 non tanto per Kit, anche se ha quella revive incredibile, piccola parentesi, una delle meccaniche più forti del gioco. Fai almeno metà HP garantiti, se non di più a colore neutro, ogni volta che ti tolgono la prima vita. Non ha senso, tu in pratica vieni punito perché hai ucciso il personaggio avversario. Inizialmente pensavo facesse molti meno danni, invece il più delle volte lascia con un HP l'avversario o con la vita rossa. Soprattutto se inserito in lineup con tante Zenkai Bench dietro. Infatti il vero punto di forza di questo personaggio sono appunto i suoi team e il meta stesso. Attualmente viene giocato o nell'Oe o nel Monopurple. Quest'ultimo lo preferisco molto di più, dove ha minimo 4 Zenkai Bench alle sue spalle. È un po' una situazione alla Gokuza barra Blue Boys. Il personaggio è estremamente pompato grazie al team monocolore e ai diversi Zenkai buff. Ma ragazzi, fino a quando il meta permette questo tipo di lineup, per me avere a disposizione così tante Zenkai Bench è solo un punto a favore. Vuol dire che ho un ottimo colore e degli ottimi tag in quello specifico momento del gioco. E il Monopurple, ragazzi, è il counter naturale di Red Red Green. Vi assicuro che a parità di skill, quel Monopurple autovince contro qualsiasi team senza un giallo al suo interno. Non ci stanno né Super 17 né Gone che tengano. Farai il quadruplo dei danni del tuo avversario. Jiren e Frieza serviranno solo come tank e supporto, e ad ogni combo Golden Frieza farà una kill assicurata. Inoltre, se il tuo avversario riuscirà a fare la prima vita di Frieza, il nemico rimarrà quasi sicuramente con un HP e senza ki, applicando una pressure incredibile per una semplice revive. Sì, Kine va bene, ma se becchi un giallo è automaticamente perso. Diciamo ni. Quando vi parlavo di meta a favore, io intendevo proprio questo. Attualmente, ragazzi, esistono due gialli forti nel meta: Goku Ultra Istinto e Baby Yell. Il primo, ahimè, non ha una lineup di riferimento. Per questo motivo non viene giocato tantissimo, soprattutto dai RP alti. Lo vedrete alcune volte con Kidku, con Gohan, leader in GT barra droids. Comunque forzato leader in qualche lineup. Inoltre ranged, quindi in certe situazioni faticherà ugualmente a fare delle shottate su Goldiza, per quanto comunque funzioni benissimo e sia davvero molto forte. Ho testato io stesso contro Monopurple, di base il matchup è a vostro vantaggio. Occhio però alle difese, perché vi assicuro che Frieza è intancabile anche con Goku Ultra Istinto. Vi dovrete gestire bene il gauge anti-melee che fermerà le sue strike e le sue SM. Il secondo personaggio invece è Baby Yell, che sicuramente counterà meglio il lucertolone. Melee, verde anti-strike, team top tier non forzati, ovvero GT e powerful opponent, e quel gauge è anti-one comb. Se la forza di Frieza è quella di avere danni fuori da ogni logica che gli permettono di one combare praticamente tutto il roster del gioco, a colore a sfavore contro il gauge di Baby che vi ferma dopo tre carte, beh, faticherà anche lui, perché tre card senza neutro non riescono ad uccidere Baby. Popperà sicuramente il gauge, sarai costretto a switchare con altri due purple alle tue spalle. Fino a quando Goldiza non riceverà il neutro o farà danni incredibili grazie alla revive, sicuramente il Baby LF avversario farà più danni del vostro team e vi troverete in difficoltà. Questo però solo se effettivamente incontrerete Baby e sarà le stelle adatte a tankare il vostro team. Perché ragazzi, io in questi giorni sto giocando, sto vedendo altri streamer in top alte come Monopurple, ma
di baby ne metto pochi e quelli che vedo non sono stellatissimi. Le persone non hanno pullato su quel banner. Inoltre, portarsi baby e incontrare Red Red Green o Super 17 vuol dire faticare il triplo in quel matchup. Non è garantito per loro incontrare solamente Goldiza. A me dà più aria di un personaggio molto verticale. Becky Low e Mono Purple, ho fatto bingo e ho il matchup a favore. Poi anche lì dipende un po' dalle stelle, perché Baby è fragile. Se è Baby 3-4 stelle, verrà ugualmente shottato da Goldiza. Becco qualsiasi altra cosa con Super 17 dentro, beh, il matchup diventa molto molto difficile. Per i motivi appena citati, io non trovo in giro chissà quante Google 3 stinto, chissà quanti Baby, e di conseguenza il Mono Purple si troverà a favore contro la maggior parte delle lineup che matcherete. Red Red Green, Droid, Hybrid, verrà tutto annichilito a parità di skill. Ora, secondo me Goldiza è fastidioso, fortissimo per i danni che ha, però non così difficile da counterare. Basta far uscire un giallo top tier che tanchi un minimo, il Mono Purple muore e lui viene pesantemente ridimensionato. Fuori dal Mono Purple barra Loe, tranquilli, non è nulla di ingestibile. Quindi, se avete pullato Golden Frieza, divertitevi in questo momento, perché è un personaggio fortissimo, ve l'ho detto, per me top 1. Anche in futuro sono sicuro che lo sarà per via della revive comeback e tanti tag, però non disperate, perché non è nulla di incounterabile che durerà in eterno. Sono anche sicuro che molta gente non lo veda nemmeno come top 1, magari vedono più Super 17, ci può stare, capisco anche la discussione tra i due, però se vedete quel Golden Frieza nel Mono Purple che vi bicarda in continuazione, state impazzendo, ragazzi, al prossimo giallo forte questa situazione finirà. Detto questo, ditemi voi cosa ne pensate, io vi saluto e ci vediamo domani con un prossimo video.